Allora, leggiamo il canto 22esimo, che è la continuazione dell'episodio dell'incontro con Stazio che abbiamo cominciato a leggere la settimana scorsa. Che poca luce che c'è oggi, eh? Oggi è uno di questi giorni che dobbiamo ringraziare di fare la lezione online e non dover attraversare la pioggia per venire all'istituto. Non so se mi vedete bene, io praticamente vedo tutto molto nuvoloso. Bene, cercherò di indovinare Dante. Già era l'angel dietro a noi rimaso, l'angel che n'avea volte al sesto giro, avendomi dal viso un colpo raso, e quei che hanno a giustizia lor disiro di detto n'avean beati, e le sue voci con sizium sent'altro ciò fornirono. E io, più lieve che per l'altre foci, mandava, sicché alcun lavoro seguì in su gli spiriti veloci. Quando Virgilio incominciò, amore, acceso di virtù, sempre altro accese, purché la fiamma sua paresse fore. Onde d'allora che tra noi discese nel limbo dell'inferno giovenale, che la tua affezione mi fe palese, mia benvoglienza inverso te fu quale più strinse mai di non vista persona, sì, che or mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona se troppa sicurtà m'allarga il freno, e come amico ormai meco ragiona, come poté trovar dentro al tuo seno loco avarizia, tra cotanto senno di quanto per tua cura fosti pieno? Queste parole Stazio mover fenno un poco a riso pria, poscia rispose: ogni tuo dir d'amor, me caro cenno, veramente più volte appaiono cose che danno a dubitar falsa matera per le vere ragioni che sono nascose. La tua dimanda tuo creder m'avvera essere chi fossi avare nell'altra vita, forse per quella cerchia dove io era. Or sappi che avarizia fu partita troppo da me e questa dismisura migliaia di lunari hanno punita. E se non fosse ch'io drizzai mia cura quando intesi là dove tu chiame, crucciato quasi all'umana natura, perché non reggi tuo sacra fame dell'oro l'appetito dei mortali? Voltando sentirei le giostre grame. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali potea le mani a spendere e pentemi così di quel come degli altri mali. Quante risorgeranno coi crini scemi per ignoranza che di questa pecca togli ripenter vivendo negli estremi. E sappia che la colpa che rimbecca per dritta opposizione alcun peccato, con esso insieme qui il suo verde secca. Però, se io son tra quella gente stato che piange l'avarizia per purgarmi, per lo contrario suo mi incontrato. Or, quando tu cantasti le crude armi della doppia trestizia di Giocasta, disse il cantor dei bucolici carmi, per quello che io te cogitasta, non par che ti facesse ancor fedele la fede senza qual ben far non basta. Se così è, qual sole e quai candele ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele? Ed egli a lui: tu prima mi inviasti verso Parnaso a berne le sue grotte, e prima presso Dio m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte, che porti il lume dietro e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. Quando dicesti secol si rinnova, torna giustizia primo tempo umano, e progenie scende da ciel nova. Per te poeta fui, per te cristiano, ma perché veggi me ciò che io disegno, a colorare stenderò la mano. Già eri il mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per i messaggi dell'eterno regno, e la parola tua sopra toccata si consonava ai nuovi predicanti, ond'io a visitarli presi usata. Vennermi poi parendo tanto santi che quando Domizian li perseguette, senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni e
e i loro dritti costumi far dispregiare a me tutte altre sette. E pria che io conducessi i greci ai fiumi di Tebe poetando, ebbi io battesimo, ma per paura chiuso cristian fumi, lungamente mostrando paganesimo, e questa tiepidezza il quarto cerchio cerchiarmi fe più che il quarto centesimo. Tu dunque, che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salire avem soverchio, dimmi dov'è Terenzio nostro antico, Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati, in qual vico. Costoro e Persio e io altri assai, rispose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più che altri mai, nel primo cinghio del carcere cieco. Spesse fiate ragionando il monte che sembra alle nutrici nostre seco. Euripide Vennosco e Antifonte, Simonidi Agatonte e altri più greci che già di Lauro ornar la fronte. Qui vi si veggion delle genti tue, Antigone, Deifide e Argia, e Ismene si trista come fue. Vedeisi quella che mostrò l'Angia, ebbi la figlia di Tiresi e Teti con le suore sue, Deidamia. Tacevansi ambedue già lì poeti, di nuovo attenti a riguardar d'intorno, liberi da salire e da pareti, e già le quattro ancelle eran del giorno rimase addietro, e la quinta era il temo drizzando pur in su l'ardente corno, quando il mio duca, io credo che allo stremo le destre spalle volgerne convegna, girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu lì nostra insegna, e pendemmo la via con ben sospetto per l'assentir di quell'anima degna. E lì givan dinanzi e io soletto di retro e ascoltavi i lor sermoni, che a poetar mi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni un alber che trovammo in mezza strada, con pomi a odorar soavi e buoni. E come abete in alto si digrada di ramo in ramo, così quello ingiuso, cred'io, perché persona su non vada. Dal lato del cammin nostro era chiuso, cadea dell'alta roccia un liquor chiaro e si spandeva per le foglie suso. Gli due poeti all'alber s'appressaro e una voce per entro le fronde gridò: di questo cibo avrete caro. Poi disse: più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli e intere che alla sua bocca fior per voi risponde. E le romane antiche per lor bere contente furon d'acqua e d'agnello dispregiò cibo e acquistò sapere. Lo secol primo quant'oro fu bello, fe savorose con fame le ghiande e nettare con sete ogni ruscello. Mele locuste furono le vivande che nodriro il Battista nel deserto, perché lì è glorioso e tanto grande quanto per lo Vangelio v'è aperto. Allora, vi ricordate che Dante Virgilio, vedo se c'è qualcosa qua. Ah, qualcuno mi domanda di ripetere le date del viaggio. Allora, non ci sarà lezione nel 14 ottobre né il 21, quindi avremo come al solito la nostra lezione della settimana prossima, che è il 7 ottobre. Poi per 2 settimane non ci saranno lezioni e ci ritroviamo il 28. Però sia nella lezione del 7 che del 28 cercherò di affrontare due canti per non perdere la continuità narrativa. Va bene? Prego. Allora, vi ricordate che Dante e Virgilio avevano incontrato Stazio nella cornice dell'avarizia, va bene? Nella quinta cornice. Dante non ci aveva ancora raccontato del passaggio da questa cornice verso la scala che porta alla sesta, e
attraverso una variazione rispetto alla solita narrazione di come l'angelo con l'ala gli cancella il pico rispondente al peccato della cornice, qui lo fa in una subordinata, insomma, che ci fa capire che stanno già salendo appunto nella sesta cornice. Già era l'angel dietro a noi rimaso, l'angel che n'avea volti al sesto giro, avendomi dal viso un colpo raso, quindi l'angelo era rimasto dietro di noi, l'angelo che ci aveva fatti passare verso la sesta cornice, avendomi rasato dal viso uno dei colpi della spada dell'angelo portinaio, e quei che hanno a giustizia lor disiro detto n'avea beati, e le sue voci consizio, senz'altro ciò forniro. Vi ricordate che ogni volta che l'angelo cancella uno dei P dalla fronte di Dante, recita una delle beatitudini evangeliche del Vangelo appunto di Matteo, che di solito dichiara beati quelli che hanno la virtù opposta al peccato che si punisce in quella cornice. In questo caso dice: e lui ci aveva detto che erano beati quelli che hanno il loro desiderio rivolto verso la giustizia. E quindi la quarta beatitudine evangelica, che dice appunto: beati quelli che hanno sete e fame di giustizia, perché saranno saziati. Ma Dante chiarisce che nella parola sitiunt, cioè hanno sete, si fermarono le parole dell'angelo senza finire l'intera beatitudine, che come vedremo verrà completata dal prossimo angelo che i pellegrini troveranno, quello appunto che farà passare loro dalla sesta alla settima cornice. E qui bisognerebbe, diciamo, fare una piccola digressione sulla giustizia, perché come vi dicevo noi siamo abituati al fatto che nella beatitudine che recita l'angelo ci sia la virtù opposta al peccato che si punisce in ogni cornice. E noi abbiamo già visto che all'avarizia, che corrisponde appunto a questa quinta cornice, si oppone la larghezza o la generosità, di cui abbiamo sentito le lodi qualche settimana fa. Qui diciamo che l'angelo sta in qualche modo stabilendo un'opposizione tra giustizia e avarizia, che sembra di essere giustificata da un passo della Somma Teologica di San Tommaso, in cui Tommaso dice appunto che l'avarizia si oppone alla liberalità, alla generosità in senso teologico, ma che in senso sociale l'avarizia è contraria alla giustizia, e che quindi quando i governanti sono avidi di beni materiali dimenticano la loro funzione primordiale, che è quella di garantire la giustizia. Quindi l'angelo in qualche modo riprende questa opposizione parlando della beatitudine di coloro che, anziché desiderare beni materiali, desiderano la giustizia. E allora, e poi il fatto anche che eccezionalmente quest'angelo non dica interamente la beatitudine, ma la lasci, insomma, in qualche modo in suspense fino alla risoluzione dell'altro angelo, sembra di sottolineare l'identità che c'è tra questi ultimi peccati del purgatorio, tutti i peccati di incontinenza, che era un'identità che era già stata in qualche modo formulata da Virgilio nella sua spiegazione del canto 17 sulla architettura di questa montagna, quando lui aveva detto a Dante: ti mancano, insomma, ti manca vedere
come il desiderio smoderato dei beni del mondo rovina, insomma, il dritto amore, lo fa cadere in basso. E anche quando, non so se vi ricordate, nel canto 19 Dante fa il sogno della femmina Balba, questa donna, insomma, brutta, storta, balbuziente, eccetera, che lo sguardo di Dante va trasformando in una sirena che canta in un modo molto seducente. E quando Dante si sveglia da questo sogno demoniaco ed è ancora preso, pensieroso e chino per via dell'angoscia che gli ha lasciato il sogno, Virgilio lo interpreta dicendo: hai visto le tentazioni che si piangono qua sopra. Quindi nella femmina Balba, in un solo personaggio, erano rappresentati avarizia, gola e lussuria, i tre peccati appunto che consistono nell'amore smoderato verso beni che devono invece essere ambiti moderatamente. Allora, al verso settimo, Dante ci ha raccontato attraverso questa subordinata che era già rimasto dietro l'angelo che gli aveva tolto dalla fronte la P corrispondente all'avarizia e che aveva cominciato a dire questa beatitudine: e io più lieve che per altre foci mandava, sì che senza alcun labore seguiva in su gli spiriti veloci, quando Virgilio incominciò. Allora Dante, come ogni volta che gli viene tolta una di queste ferite dalla fronte, si sente più leggero di prima e quindi cammina senza alcuna fatica allo stesso ritmo degli spiriti veloci di Virgilio e Stazio, che non avendo il corpo di solito hanno meno difficoltà di trascorrere, insomma, ricorrere il monte. Quando Virgilio cominciò a dire, e chiaramente Virgilio, come ora vedremo, sta parlando con Stazio. Vi ricordate che l'ultimo dialogo che ha avuto luogo era stato quello in cui Dante finalmente aveva dichiarato a Stazio che stava di fronte a quel Virgilio dal quale lui aveva tolto forza cantar degli uomini e degli dei, e che Stazio, sentendo il nome del poeta amato, sapendo che era davanti a lui, l'aveva voluto abbracciare ai piedi, se non che Virgilio gli aveva detto: frate, non farci, gli aveva ricordato che sia, diciamo, lui stesso che l'altro erano ombre, e quindi il canto si era chiuso con la dichiarazione di nuovo molto amorevole di Stazio, dicendo: ora puoi capire la quantità d'amore che mi lega a te, che io dimentico la nostra condizione di corpi eterei, trattando l'ombre come cose salde, cioè come corpi veramente abbracciabili. Quindi Virgilio risponde in qualche modo a questa dichiarazione di Stazio, e al verso decimo dice: amore acceso di virtù sempre altro accese, purché la fiamma sua paresse fuori, onde dall'ora che tra noi discese nel limbo dell'inferno giovenale, che la tua affezion mi fe palese, mia benvoglienza in verso te fu quale più strinse mai di non vista persona, sì ch'or mi parran corte queste scale. Cioè queste tre terzine sono una risposta appunto all'amore dichiarato da Stazio. Quello che in linea di massima gli sta dicendo qui Virgilio, lo chiarisco in precedenza perché poi ci dovremo soffermare su alcuni elementi in particolare, e anche se non ti conoscevo, siccome Giovenale, che è un poeta anche lui del primo secolo d.C., quindi contemporaneo e amico di Stazio, quello che gli dice Virgilio è: da quando Giovenale venne al limbo, dove appunto dimora eternamente Virgilio, mi parlò del tuo amore verso di me,
sicché io lo ricambiai, cioè sicché anche anch'io ti voglio bene e queste scale mi sembreranno corte perché avrò piacere di condividerle con te. Questo è il senso generale della risposta di Virgilio, ma vediamo in quali termini la pone perché sono interessanti. Intanto inizia con la parola amore, che era appunto quella che aveva usato Stazio per riferirsi al sentimento che lui, diciamo, ha nei confronti di Virgilio, e riprende una nozione tradizionale derivata dal trattato sull'amore di Andrea Cappellano, che abbiamo già sentito menzionare in bocca di Francesca da Rimini, quando aveva detto amor che ha nullo amato, amar perdona, cioè l'amore che costringe la persona amata a ricambiare l'amore. Però Virgilio aggiunge un particolare importantissimo che Francesca aveva preferito dimenticare, e cioè amore acceso di virtù, cioè quando lo accende la virtù, non la lussuria, sempre altro accese, cioè ha sempre generato un amore in corrispondenza, purché la fiamma sua apparisse fuori, cioè purché la sua fiamma si manifestasse, cioè quando l'essere amato viene a conoscenza di questo amore. Onde, cioè per cui, da allora che tra noi discese nel limbo dell'inferno Giovenale, quindi dal momento in cui Giovenale scese nel limbo, Giovenale che mi fece palese la tua affezione, mi manifestò il tuo affetto, mia benvoglienza inverso te, cioè il mio benvolere verso di te, fu quale più strinse mai di non vista persona, cioè fu il maggiore che si può avere verso una persona non vista, perché sempre il trattato di Andrea Cappellano stabilisce una gerarchia dell'amore a seconda appunto della sua tipologia. E una delle cose che tutto il Dolcestil Novo aveva imparato appunto da questo trattato è che l'amore che più strinse, che più opprime, è quello che entra attraverso gli occhi. Virgilio invece, siccome non aveva mai visto Stazio, dice a lui: il mio ben volerti era il massimo che si poteva avere nel caso dell'amore per udito, dell'amore per sentito dire, che è un amore molto valido secondo la codificazione medievale, ma non così stringente come quando entra attraverso gli occhi per una conoscenza diretta della persona amata. E quindi, dice Virgilio, queste scale mi sembreranno corte perché mi farà tanto piacere condividerle con te. E subito dopo questa risposta, diciamo, all'amore dichiarato di Stazio, gli domanda una cosa interessante, una delle prime domande che fa, fa Virgilio a Stazio sulla sua condizione, verso 19: ma dimmi, e come amico mi perdona se troppa si porta, ma allarga il freno e come amico mai meco ragiona. Cioè, scusami se mi prendo troppa confidenza e parla con me ormai come se fossimo amici. Come poté trovar dentro al tuo seno loco avarizia, tra cotanto senno di quanto per tua cura fosti pieno? Allora, Virgilio, siccome Stazio chiaramente ha appena sentito nella quinta cornice la liberazione, e aveva detto a Stazio e a Virgilio che più di 500 anni era stato in quella cornice sdraiato con la pancia lì in giù, Virgilio gli domanda: com'è possibile che dentro il tuo cuore abbia trovato luogo l'avarizia, tra cotanto senno, cioè tra questa intelligenza di cui ti sei preso la briga di riempirti?
E cioè sta dicendo, se tu sei stato poeta, come mai sei stato avaro? Cioè io scomodo, diciamo, la nozione di poeta perché intanto Stazio è quello di cui più ha parlato, cioè la sola definizione che ha dato di sé è stato il fatto che è stato poeta, autore della Tebaide e dell'Achillade e poi il suo amore per Virgilio, sono le cose che ha dichiarato di se stesso. Ma poi il fatto che Virgilio qui stia contrapponendo l'avarizia alla condizione di poeta è anche fortemente suggerito dal sintagma cotanto senno, che è lo stesso che Dante come scrittore aveva usato nel quarto canto dell'Inferno quando aveva raccontato di questo selettissimo gruppo di poeti, Omero il primo, Virgilio il secondo, poi Orazio, Ovidio e Lucano, dietro al quale lui si era messo sesto. E infatti aveva detto che loro gli avevano fatto questo onore di ammetterlo sesto tra cotanto senno. È una domanda interessante quella di Virgilio, perché in qualche modo implica che dedicarsi alla letteratura dovrebbe essere incompatibile con l'amore smoderato dei beni materiali che implica l'avarizia. E allora Stazio, di fronte a questa domanda, prima sorride, verso 25, queste parole, Stazio, muovere Fenno un poco a risopria, cioè all'inizio, dopo la domanda di Virgilio, Stazio un po' ride, poscia rispose, poi rispose a Virgilio, ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno, cioè premetto che tutto quello che mi dici lo prendo come un detto d'amore, ma veramente più volte appaiono cose che danno a dubitare falsa matera per le vere ragioni che sono nascoste. Cioè, per verità, molte volte ci facciamo falsi problemi perché la verità è nascosta dietro a insomma una materia falsa. E adesso allora chiarisce qual è la falsità della ipotesi di Virgilio al verso 31. La tua dimanda, tuo creder m'avvera essere chi fossi avaro in l'altra vita, forse per quella cerchia dove io era. Cioè la tua domanda mi rende manifesto che tu credi che io sia stato avaro nella prima vita, forse per il cerchio, cioè la, diciamo, la cornice nella quale io ero quando mi hai trovato, che è appunto la cornice dell'avarizia. E invece, al verso 34, or sappi che avarizia fu partita troppo da me, e questa dismisura migliaia di lunari hanno punita. Cioè, sappi invece che l'avarizia si allontanò troppo da me, e questa dismisura nella valutazione dei beni materiali è quella che hanno punito migliaia di cicli lunari, cioè i 500 anni a cui si era riferito prima. E quindi la prodigalità, che è il peccato che si oppone all'estremo dell'avarizia, è che è tanto peccaminoso quanto l'avarizia in confronto con il giusto mezzo aristotelico della generosità. Che questi due estremi fossero ugualmente peccaminosi lo sapevamo già dall'inferno, vi ricordate, dove avari e prodighi fanno dei mezzi giri nel cerchio, dovendo insomma spingere delle pietre che rappresentano i beni materiali cui sono stati o troppo attaccati o prodighi, e si urlavano diciamo, ontoso verso, dice Dante, quindi un insulto quando si incrociavano. E allora, al verso 37, Stazio, che ha già nel canto precedente ringraziato in un modo inconsapevole di star parlando con Virgilio, la grande
fonte di ispirazione che per lui è stata l'Eneide, ora aggiunge al suo omaggio a Virgilio questa riconoscenza, che grazie a Virgilio capì che anche la prodigalità poteva essere peccaminosa. E come lo capì? Al verso 37, è sempre Stazio che sta parlando, no scusate, al verso sì, 37, e se non fosse che io drizzai mia cura, quando io intesi là dove tu chiami, bruciato quasi all'umana natura, perché non reggi tu, o sacra fame dell'oro, l'appetito dei mortali? Voltando sentirei le giostre grame. Cioè, se non fosse che io indirizzai il mio affetto verso la prodigalità, quando io capii i versi nei quali tu hai scritto nell'Eneide, quasi arrabbiato con la natura umana, e cita ai versi 40-41 dei versi tradotti in un modo un po' strano, come ora vedremo, un passaggio del libro settimo dell'Eneide. Perché tu, o sacra fame dell'oro, non reggi l'appetito dei mortali? Se non fosse che io in quei versi capii il carattere peccaminoso della prodigalità, ora sentirei le giostre grame voltando i pesi dei prodighi all'inferno, cioè starei anch'io portando questi massi di pietra nell'inferno, perché non mi sarei pentito a tempo. Ora qui c'è un problemone, perché questa citazione dell'Eneide il libro settimo era il libro terzo dell'Eneide, quando Enea viene a sapere dell'omicidio di Polidoro in mani di Polimnestore, e quindi motivato appunto dalla cupidigia, Enea esclama in realtà: ma dove puoi arrivare, o esecranda sete dell'oro, cioè orribile sete dell'oro. Quindi in realtà nell'Eneide questo passaggio che qui Stazio traduce come un avvertimento sulla prodigalità, nell'Eneide in bocca di Enea era in realtà un'invettiva contro l'avarizia. Ora, ci sono diverse ipotesi per cercare di spiegare questo scarto. Alcune attribuiscono a Dante o al personaggio Stazio una svista nel loro latino. Siccome la parola sacro, sacer, no, in latino, ha un doppio significato possibile, cioè sono le cose che non vanno toccate perché sono sacre, sacrosante, o perché sono esecrabili, perché contagiano qualcosa, insomma, di negativo. E quindi, essendoci questo doppio significato della parola sacra, secondo alcuni Dante avrebbe, o Stazio, il personaggio Stazio, uno dei due avrebbe capito alla rovescia questi versi di Virgilio. Chi invece scarta totalmente questa ipotesi crede invece a una deliberata distorsione delle parole di Virgilio da parte di Stazio, come di solito, come i cristiani erano soliti fare con la letteratura pagana, pur di trovarvi un qualche insegnamento etico. E quindi è possibile che Stazio, leggendo una cosa che nell'Eneide aveva un senso contro l'avarizia, ed essendo il suo peccato quello di prodigalità, abbia capito quello che Dio, attraverso le parole di Virgilio, doveva dire a lui. Va bene? E quindi aveva capito che doveva
regolare la sete del loro e non disprezzare totalmente i beni materiali. E al verso 43 continua a parlare della stessa cosa. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali potea le mani a spendere, cioè allora ho capito, leggendo quel passo dell'Eneide, che le mani potevano aprirsi troppo, lasciando perdere i beni materiali, e pentemi così di quel come degli altri mali, e mi pentii di quel peccato e di tutti gli altri. E poi esclama, considerando la difficile considerazione della prodigalità come peccato, Stazio esclama: quante risorgeranno coi primi scemi per ignoranza, che di questa pecca toglie il penter vivendo negli estremi. E questo riferimento ai primi scemi è un ricordo diciamo, sempre del canto settimo dell'Inferno, dove ci sono appunto gli avari e prodighi, in cui c'è una profezia sulla loro condizione dopo il giudizio finale, che dice che alcuni, cioè i prodighi, risorgeranno pelati, cioè scemi di capelli, e gli altri con più capelli, ricordando appunto questa loro colpa. E quindi quello che dice qui Stazio: quanti dopo il giudizio verranno ulteriormente puniti per l'ignoranza di questo peccato di prodigalità, che appunto toglie la possibilità di pentirsi l'ignoranza di questo peccato, sia durante la vita che negli estremi della vita, sul punto di morte, dove è ancora possibile salvarsi. E siccome Virgilio deve essere abbastanza, insomma, sorpreso di questa cosa, aggiunge al verso 49 Stazio: e sappie che la colpa che rimbecca per dritta opposizione alcun peccato, con esso insieme qui suo verde secca. Cioè sappi che la colpa che rimbecca, cioè che antagonizza gli antipodi per l'opposizione diretta, ogni peccato, insieme a quel peccato, qui nel purgatorio secca il suo verde, cioè cerca di essere ammazzato il peccato. Però, sì, io sono tra quella gente stato che piange l'avarizia per purgarmi, per lo contrario suo m'è incontrato. Cioè, perciò, se io sono stato più di 500 anni tra gli avari per purgare il mio peccato, sono stato lì per il contrario dell'avarizia, cioè per prodigalità. La prodigalità di Stazio, probabilmente Dante la prende come fonte da una satira di Giovenale, dove Giovenale fa una lode sulla grande fama di cui gode Stazio, ma poi fa una considerazione sul fatto che è così povero, tuttavia, nonostante la fama, che dovrebbe chiedere in prestito, insomma, per mangiare. E allora è possibile che Dante, leggendo quella satira, abbia considerato che questo Stazio aveva un po' le mani bucate, se guadagnava così tanti soldi e tuttavia era povero. E questa risposta di Stazio, cioè, Virgilio ha domandato: come mai uno come te potesse essere avaro? E lui ha risposto: no, no, io sono stato prodigo, il contrario dell'avarizia, che è un peccato tanto grave quanto l'avarizia, perché si allontana dal giusto mezzo nella stessa misura. L'interessante di questo è che, come vedremo ora al verso 55, Virgilio sembra del tutto soddisfatto di questa risposta, cioè per lui la condizione di poeta di Stazio non era compatibile con l'avarizia, ma sì con la prodigalità. Perché dico che è interessante? Perché se sia nell'inferno che nel purgatorio avari e prodighi sono insieme nella stessa condizione, è perché per la giustizia divina entrambi gli estremi sono ugualmente peccaminosi.
mentre invece nella percezione umana di Virgilio l'avarizia è peggiore della prodigalità e gli sembra meno compatibile con una persona per bene, come si è dimostrato Stazio, sia per il fatto di essere poeta, sia per la grande riconoscenza che ha manifestato nei suoi confronti. E allora, soddisfatto di questa risposta, al verso 55, Virgilio pone a Stazio una domanda che anche qualcuno di voi ha posto a me la settimana scorsa, e cioè: come mai Stazio è salvo se era pagano? E allora Virgilio domanda: or, quando tu cantasti le crude armi della doppia trespizia di Giocasta, disse il cantor dei bucolici carmi, per quello che Clio te collittasta, non par che ti facesse ancor fedele la fede senza qual ben far non basta. Se così è, qual sole o qual candele ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele? Cioè, ora, dice Virgilio, come dicendo, vabbè, passiamo alla seconda domanda. Quando tu hai scritto la Tebaide, cioè quando cantasti le armi crudeli di Eteocle e Polinice, cioè la doppia tristezza di Giocasta, perché erano i due figli di Edipo e Giocasta che lottarono per il governo di Tebe ammazzandosi a vicenda, e Giocasta infatti si suicidò dopo la morte di loro, allora quando tu hai cantato la terribile vicenda di Tebe, disse Virgilio, qui non a caso, nominato attraverso un epiteto, il cantore dei bucolici carmi, quindi l'autore delle bucoliche. È il solo momento di tutta la commedia dove Virgilio, che come ormai sapete, è alluso attraverso molte perifrasi diverse, tutte ovviamente molto elogiose, è la sola diciamo situazione nella quale lo si ricorda come autore delle egloghe. E questo è molto pertinente perché, come vedremo dalla risposta di Stazio, la sua condizione di autore dell'egloga quarta è quella che verrà fuori nella risposta. Allora Virgilio sta domandando: ma quando tu hai scritto dei figli di Giocasta, cioè la Tebaide, per quello che Clio te collittasta, cioè per quello che Clio, la musa della storia, ti fa dire accompagnandoti con la sua cetra, non sembra che tu fossi ancora fedele della fede cristiana, cioè quella fede senza la quale non basta il ben fare, dice il povero Virgilio, che ha sempre fatto il bene, e ciò nonostante, proprio perché non ha questa fede, non è salvato. Quindi gli dice: non sembravi cristiano da quello che si legge nella Tebaide? Se così è, domanda Virgilio al verso 61, quali solo o quali candele ti stenebrarono così, cioè attraverso quali illuminazione, quella divina direttamente, allusa attraverso il sole, solito simbolo di Dio, o quali candele, cioè quale luce riflessa attraverso una parola umana, ti tolsero dalle tenebre, in modo che tu hai potuto drizzare le vele, cioè rivolgere le tue azioni dietro il pescatore, cioè dietro San Pietro, pescatore di uomini, cioè attraverso quale illuminazione diretta o indiretta ti sei convertito al cristianesimo? Questo sta domandando Virgilio a Stazio. Va bene? E allora Virgilio risponde al verso 64 ed egli a lui: tu prima mi inviasti verso Parnaso a berne le sue grotte e prima presso Dio mi illuminasti. Allora, tu sei stato il primo a inviarmi verso il Parnaso a bere nelle sue grotte la fonte Castalia, no? Da cui, secondo il mito pagano, si prendeva ispirazione poetica, quindi come
come Stazio ha detto nell'altro canto, è grazie all'Eneide che lui, insomma, diventò poeta. E sei stato anche il primo a illuminarmi vicino a Dio. E ora spiega come. Verso 67. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo sé far le persone dotte, quando dicesti, va bene, allora tu hai fatto come come un servo, che va camminando di notte e porta la lampada dietro di sé e non può giovarsene, cioè non illumina se stesso davanti, ma insegna la strada a quello che viene dietro. È un'immagine bellissima di origine agostiniana e immediatamente spiega come Virgilio, che ha davanti a sé come questo servo le tenebre della mancata fede, ha potuto illuminare lui che diventò cristiano. Quando dicesti, verso 70, secol si rinnova, torna giustizia, primo tempo umano, e progenie scende da ciel nova. Cioè, quando, scrivendo l'Egloga quarta, hai detto il mondo si rinnova, torna la giustizia, e il primo tempo umano, cioè l'era di Saturno, l'età dell'oro, e scende dal cielo una progenie del tutto nuova. Ecco qua Dante mette in bocca di Stazio una traduzione della Egloga quarta, appunto, dei Bucolici Carmi, scritta da Virgilio nell'anno 40 avanti Cristo, nella quale, scritta in occasione della nascita del figlio di un console romano, Asinio Apollonio, che avrebbe visto, secondo la profezia di quest'egloga, l'avvento della pace augustea, cioè avrebbe visto un mondo di pace, di perfezione, che ripristina l'età dell'oro. E quindi, essendo Gesù nato 40 anni dopo, quest'egloga è stata interpretata dai cristiani come profetica, quasi come una profezia dell'Antico Testamento sulla nascita di Cristo. E infatti, c'erano dei teologi che commentavano che leggendo l'Egloga quarta qualche pagano si fosse convertito al cristianesimo. E al verso 73 allora aggiunge Stazio, commosso: per te poeta fui, per te cristiano. Ma perché veggi me ciò che ho disegno, a colorare stenderò la mano. Cioè, io fui poeta per te, leggendo l'Eneide, e cristiano, leggendo l'Egloga quarta, ma finché tu veda meglio ciò che sto disegnando, stenderò la mano a metterci i colori. Quindi ora comincerà a raccontare come, dopo la lettura di quest'Egloga, lui capì che la verità era la fede cristiana. Continua quindi al verso 76 Stazio. Già era il mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per i messaggi dell'Eterno Regno, e la parola tua sopra toccata si consonava ai nuovi predicanti, ond'io a visitarli presi usata, che il mondo era già pregnato, diciamo, della vera fede cristiana che era stata seminata dagli apostoli, i messaggeri dell'Eterno Regno, e i tuoi versi dell'Egloga quarta, cioè la tua parola prima menzionata, era così coerente, così consona alle nuove predicazioni degli apostoli, che io cominciai a frequentarli. E quindi, mosso dall'amore di Virgilio, dall'autorevolezza di Virgilio,
Stazio vede che gli apostoli stanno facendo una predicazione coerente con queste gloga. Verso 82, vennermi poi parendo tanto santi che quando Domizian li perseguette, senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni. E i loro dritti costumi far dispregiare a me tutte altre sette. Cioè, quando cominciai a frequentarli, mi sembrarono tanto santi che quando l'imperatore Domiziano li perseguitava, io piangevo insieme a loro le loro sofferenze. E mentre io ero di là, cioè nella prima vita, io li aiutai e le loro abitudini rette, cioè prove, mi fecero disprezzare tutte le altre sette e religioni. E pria che io conducessi i greci ai fiumi di Tebe poetando, ebbi io battesimo, ma per paura chiuso Cristian fumi lungamente mostrando paganesimo. Per questa tiepidezza il quarto cerchio cerchiarmi fe più che il quarto centesimo. Cioè, prima che io come poeta conducessi i greci ai fiumi di Tebe, all'Ismero e l'Asopo, e quindi prima di scrivere l'episodio nel quale i greci arrivarono ai fiumi di Tebe, io mi battezzai, ma per paura fui un cristiano chiuso per paura delle persecuzioni, facendo vedere esteriormente paganesimo per molto tempo, quindi continuando, dice Stazio, a dirmi pagano mentre ero già cristiano. E per questa tiepidezza, cioè mancato ardore di carità, il quarto cerchio, cioè quello dove ci sono i penitenti di Accivia, mi fece fare dei giri per 400 anni. Quindi vi ricordate che la settimana scorsa avevamo notato che Stazio, se era vissuto nel primo secolo avanti Cristo, è in contra Dante nel 1300 ed è stato solo 500 anni nella cornice degli Avari e dei Prodighi. Ci mancava un bel pezzo di penitenza sua per fargli arrivare a tutti questi secoli che separano la sua morte dall'incontro con Dante. Ecco che altri 400 anni è stato tra gli accidiosi per essersi macchiato di questa moderazione nell'amore di Dio, così vi ricordate, definisce Virgilio l'accidia. E quindi di non aver avuto l'intensità d'amore esorbitante che ci vuole per Dio da tollerare la tortura, il martirio, come fecero invece altri. Perciò, essendosene pentito, comunque è salvo, ma ha dovuto subire le pene della quarta cornice per 400 anni. Allora, essendo le tre ed essendo arrivati non è la metà questa volta, ma siamo andati un po' oltre, è un canto comunque tra i più lunghi questo, ma poi inizia un nuovo episodio nel quale si parla del limbo perché Stazio comincia a domandare cose a Virgilio, quindi cambia la conversazione, quindi mi è sembrato un buon momento per fare la pausa. Come al solito, vi lascio 5 minuti e se avete dei dubbi, per favore, vi prego di inviarli sulla chat. Va bene? Grazie, a dopo. Qualcuno ha domandato se l'avarizia, c'entra con l'accumulazione dei beni e la prodigalità con lo spendere i beni fino alla povertà. Dunque, per capire un po', diciamo, in che consistono avarizia e prodigalità, che hanno in comune, appunto, come dicevamo, il fatto di essersi allontanati
in estremi opposti dal mezzo virtuoso, bisogna considerare una cosa di cui abbiamo parlato, credo da poco, ma forse sto sbagliando, ed è stato in un altro corso, questo fatto che tutto sia nello schermo mi fa dare i numeri, perché prima più o meno l'aula la ricordavo dove dicevo le cose, ma adesso è tutto uguale. Allora, non so se abbiamo parlato in questo corso del fatto che Dante ha una concezione dei beni, diciamo, precapitalistica, per cui non crede nella proprietà privata come, diciamo, la concezione borghese avrebbe sviluppato di seguito, bensì in una sorta, insomma, di prestito, di usufruizione dei beni materiali di cui nessuno è padrone finché si è in questa vita, per garantire, diciamo, una vita degna mentre siamo al mondo. Quindi sia il fatto di volerli accumulare, sia il fatto di ambire ad avere dei beni materiali fino al punto di scordare, diciamo, i valori spirituali, che in questo consiste appunto l'avarizia, sia il fatto di disperderli in modo da evitare l'usufruizione di quei beni da parte del prossimo, sono peccaminosi. Però, diciamo, come abbiamo visto, questo è dal punto di vista teologico. Poi dal punto di vista sia narrativo che della percezione umana di Virgilio, chiaramente nella commedia ci sono molte più invettive contro l'avarizia che non contro la prodigalità, e addirittura il personaggio con cui parla qua, il solo personaggio, è Adriano, un papa, insomma, avaro. E non solo, Dante lì esclama "maledetta lupa", ricordando la lupa dell'inferno che gli impedì di raggiungere il monte illuminato, come causa del male sociale. Quindi, sebbene, ripeto, per la concezione teologica avarizia e prodigalità abbiano lo stesso grado di importanza, nella narrazione, nella percezione dei personaggi, chiaramente l'avarizia è molto più presente come, diciamo, segno delle polemiche dantesche che non la prodigalità. E infatti Stazio è un personaggio molto positivo, che non a caso spiegherà a Dante molte cose, e quindi sarebbe stato un po' difficile che un avaro nel libro, diciamo, prendesse quella responsabilità. Bene? Qualcuno nota che in questo canto Dante è poco protagonista e piuttosto sta ad ascoltare. Sì, infatti questa è una delle cose che cominciano a succedere quando al gruppetto, cioè alla coppia Dante-Virgilio, si aggiunge Stazio. Perché innanzitutto c'è una situazione di gerarchia, cioè un poeta latino è degno di molto rispetto, quindi Dante come autore, diciamo, in lingua volgare contemporanea sta un po' in parte mentre parlano tra di loro i latini. E poi c'è il fatto che dal punto di vista narrativo è del tutto giustificato questo dialogo tra Virgilio e Stazio, in cui Dante molto non c'entra, quindi sta zitto. Come si dice esplicitamente, adesso lo vedremo, i poeti latini, cioè Virgilio e Stazio, continuano a parlare di poesie, Dante soletto, dice, sta dietro sentendo magisteri di poesia, cioè imparando mentre sente la loro conversazione. Il termine poetando lo si può usare con un po' di ironia, cioè si capisce che è un termine letterario antico, e ovviamente si capisce perché è talmente trasparente. Ma no, diciamo, il modo neutro è fare poesia, scrivere poesia. E qualcuno domanda se la conversione di Stazio è immaginazione di Dante. Quello è un problema, appunto,
perché a noi non è pervenuto alcun documento della conversione di Stazio al cristianesimo. E tuttavia c'è un'interpretazione secondo cui a partire innanzitutto c'era, come vi dicevo, una tradizione secondo cui l'Egloga IV aveva effettivamente convertito dei pagani e quindi era del tutto verosimile che un autore che ama tanto l'Eneide, che ha espresso, cioè la Tebaide finisce con un verso nel quale Stazio si rivolge al proprio poema dicendo diciamo, vola, cioè va avanti nel mondo, ma non osare avvicinarti all'Eneide, va dietro le sue impronte con la dovuta devozione e distanza. Quindi probabilmente da questa fine della Tebaide Dante abbia preso diciamo, l'idea dell'amore di Stazio per Virgilio. Ma poi c'è un passaggio della Tebaide nella quale che era stato interpretato cristianamente. E infatti Poliziano, cioè un autore di qualche secolo dopo, aveva attribuito una parte del libro quarto della Tebaide nella quale Stazio parla di una divinità ancora non conosciuta, di cui è meglio non parlare. E quindi Poliziano aveva appunto interpretato, cioè interpreterà dopo Dante, però questo forse ci parla di una tradizione orale o di qualche testo sulla conversione di Stazio che a noi non è pervenuto. Secondo cui Stazio si stesse riferendo appunto alla fede cristiana. Va bene? Quindi, diciamo, secondo alcuni è un'invenzione di Dante, secondo altri esisteva una tradizione che attribuiva a Stazio la conversione attraverso vie non del tutto esplicite per noi contemporanei. Va bene? Allora, se non ci sono domande. Prego, se non ci sono domande, continuiamo la lettura dal verso 94. Sta parlando Stazio con Virgilio. Tu dunque, che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salire avem soverchio, dimmi dov'è Terenzio, nostro antico, Cecilio, Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati e in qual vico, cioè Stazio, ringraziando ancora no? A Virgilio, ringraziando a Virgilio il fatto di avergli scoperto tutto questo bene, cioè la poesia, il carattere peccaminoso della prodigalità e il cristianesimo, niente di meno. Gli dice, tu che hai sollevato il coperchio che mi nascondeva tutto questo bene di cui sto parlando, mentre ci avanza del salire, quindi mentre dobbiamo ancora salire, loro stanno salendo, no? Dalla quinta alla sesta cornice, dimmi dov'è Terenzio, cioè, come tutti i poeti che verranno nominati qui. Dante non li conosce direttamente, ma attraverso citazioni, in questo caso attraverso Cicerone e Orazio, ma comincia a domandare, siccome Virgilio viene dall'inferno e questi erano pagani, dimmi dov'è Terenzio, il nostro Terenzio antico, Cecilio, Plauto e Varro, cioè Cecilio e Plauto sono i famosi commediografi, ma di Varro non si sa quali dei due Varri ci sia, ma vabbè, non importa molto perché per Dante, ripeto, sono solo nomi, non è che lui abbia conosciuto le loro opere. Dimmi se sono dannati, dice
il povero Stazio, che pensa che altri forse ebbero la grazia che ebbe lui di convertirsi, e in quale vico, cioè in quale strada, no? In quale zona dell'inferno. E quindi Virgilio inizia qui una descrizione o una serie di informazioni sul limbo che in qualche modo viene a compensare, come anche altre cose che dirai tanto prossimo, quello che sappiamo del limbo fin dalla lettura del canto quarto dell'Inferno. Al verso 100 dice: costoro, cioè quelli che tu mi hai nominato, e Persio, e io, e molti altri, rispose Virgilio, siamo insieme a quel greco che le muse lattar più che altri mai, nel primo cinghio del carcere cieco. Cioè siamo insieme a quel poeta greco che le muse alimentarono più di tutti gli altri, cioè Omero, nel primo cerchio del carcere cieco, cioè dell'inferno, detto con una precisione tragica. Vedete che Virgilio sta riprendendo la metafora delle tenebre, di cui si era servito prima per domandare quale sole o quali candele avessero rivelato la verità cristiana mentre lui è rimasto nel carcere, vero? Cieco. E aggiunge una cosa che poi ha dato una spinta a Borges a immaginare un limbo del tutto borgiano: spesse fiate ragioniam del monte che sempre alle nutrici nostre seco. Cioè molte volte noi poeti che siamo lì parliamo del Parnaso, cioè e delle muse che ci hanno sempre con loro. Quindi parliamo di letteratura quando siamo nel limbo. Va bene? E quindi questo è la sola notizia che noi abbiamo dell'attività, diciamo, quotidiana del nobile castello del Limbo, e cioè i poeti parlano del Parnaso e delle muse, cioè parlano di letteratura. E poi continua con altri greci: Euripide, Venosco e Antifonte, Simoni di Agatone, altri più greci che già di Lauro ornar la fronte. Tutti questi greci che, come anche Omero, sono solo nomi, visto che lui non leggeva il greco, e che si erano già ornati la fronte dell'alloro con cui si celebravano i poeti, appunto. E poi, con una delicatezza degna di Virgilio, passa a dire quali dei personaggi di Tebe che ha cantato Stazio nel suo poema sono nel limbo, al verso 109. Quivi si veggion delle genti tue, Antigone, Deifide, Argea, Ismene, si trista come tue. Allora, questi sono tutti appunto personaggi della Tebaide. Antigone, tutti la conosciamo, Deifile, Argia, la moglie di Polinice, Ismene, così trista come fui, tutti personaggi tragici della Tebaide che Virgilio informa a Stazio che sono con lui nel limbo, e Ismene, trista come fui, la povera Ismene, la sua storia si legge nell'inferno. E si vede anche, verso 112, vede Issi quella che mostrò Langia, la fonte Langia, Ipsifile, ebbi la figlia di Tiresie, Teti, e con le suore sue Deidamia, cioè l'amante di Achille. Vi ricordate che nel canto 26 dell'Inferno si ricorda a proposito dell'inganno ordito da Ulisse e Diomede per portare Achille in guerra. Qui Teti chiaramente è la madre di Achille, no? E qui c'è un altro problemone, così come quello che riguardava la citazione dell'Eneide, perché al verso 113 Virgilio sembra di star dichiarando che la figlia di Tiresia, che è Manto, è nel limbo, mentre invece
nel canto ventesimo dell'Inferno abbiamo visto Manto, la figlia di Tiresia, nel cerchio degli indovini, nella bolgia degli indovini di Malebolge, e non nominata così di passaggio come in qualche modo è qua, ma è un personaggio sul quale ci si sofferma molto perché quando Virgilio indica tra gli indovini che hanno la testa all'indietro, no? Di fronte ai quali Dante si mette a piangere vedendo il corpo umano così, diciamo, ridotto nella sua dignità, quando indica Manto tra gli indovini, Virgilio in quella bolgia, approfitta della presenza di Manto per fare, non so se vi ricordate, una lunga digressione sull'origine di Mantova, che appunto attribuisce alla presenza di Manto in questo posto e come dopo la sua morte i suoi seguaci la chiamarono Mantova in onore di Manto. Quindi il problema è: dov'è Manto? È nel limbo, come diceva Virgilio, o è nella bolgia degli indovini, come Virgilio ci ha segnalato nel ventesimo dell'Inferno? Sembra improbabile, come alcuni credono, che Dante si sia dimenticato mentre scriveva il Purgatorio di questo passaggio così lungo dell'Inferno. Quindi una delle ipotesi che si sono avanzate per spiegare questa contraddizione è che dove dice Tiresia qua c'è un errore di trasmissione testuale. Voi sapete che la commedia ci è pervenuta attraverso ben 700 manoscritti, nessuno autografo di Dante, quindi nessuno firmato da Dante e tutti posteriori alla sua morte, quindi è impossibile che lui abbia controllato una di queste copie, per cui la ricostruzione ipotetica del testo che circola inizialmente è un lavorone, poi si sono dediti, insomma, diversi filologi, e appunto tra i filologi c'è l'idea che qua invece di Tiresia, nel testo che Dante scrisse, dicesse Nereo, di cui è figlia Teti, e che da Nereo, in un passaggio attraverso un altro manoscritto, qualcuno avesse confuso la scrittura e avesse scritto Tereo, e quindi successivamente qualcuno avesse confuso Tereo con Tiresia. È un'ipotesi che chiaramente non ha documenti, ma che sembra plausibile. Nel caso che fosse vera, Teti non sarebbe un altro elemento dell'enumerazione, in quel verso 113, bensì la apposizione, la figlia di Tiresia, Teti. Bene? Comunque, non credo che lo sapremo mai perché è difficile che a questa altezza della nostra storia troviamo i manoscritti dove ci sono queste parole. Se lo dovessimo trovare, ci ubriacheremmo per alcuni giorni perché avremmo potuto, insomma, comprovare questa ipotesi, ma sembra improbabile. Allora, finito questo elenco di altre anime che si aggiungono all'elenco del limbo ci è stato offerto nel canto quarto dell'Inferno, i poeti tacquero, verso 115, tacevansi ambedue già li poeti, di nuovo attenti a riguardar d'intorno, liberi di saliri e di pareti. Quindi ormai mentre parlavano erano arrivati al sesto girone e quindi tacciono Virgilio e Stazio e diventano attenti riguardandosi attorno, ormai liberi dalla salita e dalle pareti che prima, insomma, avevano ai lati. E già le quattro ancelle erano del giorno rimase dietro, e la quinta era al temo, drizzando pure in su l'ardente corno,
Quando il mio duca, allora le ancelle del giorno è la metafora per le ore, no? E quattro delle ore del giorno erano già passate e la quinta si stava insomma alzando, quindi erano tra le 10 e le 11 del mattino, quando Virgilio al verso 121, io credo che allo stremo le destre spalle volgerne convenia, girando il monte come far solemo. Cioè Virgilio qua, sapendo che adesso è accompagnato da Stazio, condivide con lui la decisione su quale, a quale lato insomma, dirigersi e dice io credo che dobbiamo volgersi, volgerci verso destra girando il monte come di solito facciamo. E al verso 124, finite le parole di Virgilio. Così l'usanza fu lì nostra insegna, cioè così dice il Dante poeta, l'abitudine fu quella che ci insegnò quale strada prendere e prendemmo la via con men sospetto per l'assentir di quell'anima degna, cioè e prendemmo la via a destra con meno paura di star sbagliando perché quell'anima degna di Stazio, che aveva già finito la purgazione, aveva assentito, quindi aveva detto sì, va bene, andiamo da questa parte. E qui arriva la terzina a cui mi riferivo prima, diciamo davanti alla domanda sul fatto che Dante in questo canto sta un po' in disparte. Elli giva dinanzi e io soletto di retro e ascoltavi i loro sermoni che a poetarmi davano intelletto. Cioè, loro andavano davanti e così continueranno a camminare per tutto il percorso purgatoriale che manca, cioè Virgilio davanti, Stazio dietro e dietro Dante. E Dante dice soletto dietro, ascoltando, no? Dante va ascoltando i discorsi di Virgilio e Stazio dai quali prendeva pensieri sulla poesia. Ma in mezzo a questa conversazione vedono un qualcosa del nuovo paesaggio, verso 130, quindi a inizio l'ultimo episodio del canto, ma tosto ruppe le dolci ragioni un alber che trovammo in mezza strada con pomi a odorar soavi e buoni. Cioè, subito i dolci ragionamenti, vedete che il parlare di poesia è sempre connotato positivamente. Un albero che trovammo in mezzo alla strada che aveva dei frutti che profumavano soavemente l'aria, quindi dei frutti con un bel profumo. E come abete in alto si digrada, di ramo in ramo, così quello in giuso, credi io, perché persona su non vada. Ma quest'albero è strano, cioè ha dei frutti che sembrano buonissimi, ma così come in terra un abete si digrada in alto di ramo in ramo, cioè va facendo la sua fronda sempre meno larga e quindi diventa una sorta di cono, così quello, cioè quell'albero che stanno trovando nella sesta cornice, si digrada in giuso, e cioè ha una forma così, di cono invertito rispetto all'abete che si vede nel mondo. E Dante, di fronte a questa inversione rispetto della sua, diciamo, attesa, dice: io credo affinché nessuna persona possa andare su, cioè per impedire che la gente salisse questa abete. Questo sarà molto importante quando capiremo il rapporto che c'è qua tra quest'albero e l'albero della scienza dal quale hanno mangiato Eva e Adamo. E perché quest'albero impedisce per la sua forma stessa che qualcuno raggiunga la sua cima.
E al verso 136, dal lato del cammin nostro era chiuso, cadea dell'alta roccia un liquor chiaro e si spandeva per le foglie suso. Cioè, dalla parte nella quale il nostro cammino era chiuso, cioè la parete, diciamo, del purgatorio, cadeva dall'alta roccia un liquido chiaro che si spandeva per le foglie, sopra le foglie di quest'albero. E al verso 139, allora vedendo quest'albero, Dante è sempre dietro Virgilio e Stazio, i due poeti all'albero s'appressarono, cioè i due poeti, Stazio e Virgilio, si avvicinarono all'albero e una voce per entro le fronde gridò: di questo cibo avrete caro. E cioè, da dentro le fronde dell'albero viene fuori una voce che urla: di questo cibo avrete mancanza, carenza, carestia. Quindi è chiaramente richiama quando qualche anima si avvicina, dall'albero viene fuori la proibizione di Dio di mangiare da quell'albero a Eva e Adamo. E poi sempre questa stessa voce al verso 142 poi disse, e qui chiaramente iniziano, come tutti noi ormai siamo abituati ad aspettarci, gli esempi positivi che si oppongono al peccato che si punisce in questa sesta cornice, che è la gola, e quindi gli esempi positivi sono quelli di temperanza di fronte alle tentazioni del mangiare e del bere. E come ormai siamo anche abituati, il primo esempio positivo è quello di Maria, che raduna in sé tutte le virtù, ed è, diciamo, di nuovo è un esempio, una scena del Vangelo, quella delle nozze di Cana, che è già stata ricordata come esempio di carità in confronto con l'invidia nella seconda cornice. In questo caso, al verso 142, poi disse: più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli e intere, che alla sua bocca, che or per voi risponde. Cioè Maria, dicendo winum non habent, cioè provocando il primo miracolo di Gesù, no? La trasformazione di acqua in vino, notando insomma la mancanza di vino nelle nozze, pensava di più a che le nozze fossero onorevoli e degne che non alla sua bocca, cioè non chiedeva per bere lei la sua bocca, la bocca di Maria, che ora per voi peccatori risponde, cioè che è una bocca che è diventata tramite di preghiera per voi mortali peccatori. E immediatamente un esempio invece pagano, al verso 145, e le romane antiche per lor bere contente furon d'acqua. Questo secondo le fonti antiche di Valerio Massimo e poi recuperate da San Tommaso, era l'attribuzione alle donne romane dell'abitudine di bere acqua, evitare il vino per non cadere in gesti o atteggiamenti riprovevoli. Scusate, vedo qualcosa sulla chat. Grazie, grazie Monica. Monica va via, rimango io qua. Bene. E immediatamente un altro esempio, questa volta tratto dall'Antico Testamento, e Daniello dispregiò cibo e acquistò sapere. Allora qui si riferisce al fatto che Daniele, secondo si racconta nella Bibbia, rifiutò i cibi preziosi, insomma, offertigli da Nabucodonosor, e si alimentò per 3 anni di, insomma, di,
semi, legumi e acqua, acquistando il grande dono della profezia, dell'interpretazione dei sogni di cui sappiamo, insomma, dall'Antico Testamento. E al verso 148, un'altra allusione all'età dell'oro, dopo quella che abbiamo letto in rapporto con l'Egloga IV. Lo secol primo, quant'oro fu bello, fe savorose con fame le ghiande e nettare con sete ogni ruscello. Cioè, il primo tempo, quello dell'era di Saturno, no? Per la mitologia pagana, fu bello come l'oro. Cioè rese per fame savorose le ghiande e un nettare per la sete ogni ruscello, cioè diventava buonissimo ogni cibo e ogni bevanda molto semplice nell'età dell'oro, come la descrive Ovidio, che non a caso qua è messo in rapporto con un albero che, come sapremo tra qualche settimana, è un albero figlio dell'albero del giardino dell'Eden. Dico non a caso perché sarà esplicito nel canto 28 del Purgatorio l'analogia tra il mito dell'età di Saturno pagano e l'Eden, il paradiso terrestre cristiano, cioè giudeo-cristiano. Quindi tutti questi riferimenti al primo libro delle Metamorfosi avranno diciamo, uno sbocco molto importante quando arriveremo come lettori all'Eden. E l'ultimo esempio di temperanza premiata come antidoto contro la gola è quello di Giovanni Battista, che si alimentò nel deserto della Giudea di cibi molto umili, diventando il grande che fu. Quindi al verso 151, mele e locuste furono le vivande che nodrì il Battista nel deserto, perché egli è glorioso e tanto grande quanto per lo Vangelio v'è aperto. Quindi, cibandosi per penitenza di cibi molto utili, il Battista acquistò gloria, come Matteo e Luca affermano. Perciò dice l'Evangelio nell'ultimo verso, dove si afferma che non nacque un uomo migliore da una donna, in riferimento appunto a San Giovanni Battista. Quindi, in quest'ultima parte dell'episodio c'è prima ancora che veniamo a contatto con i penitenti di gola, intuiamo parte del loro contrappasso, che c'entrerà con quest'albero dai frutti irraggiungibili e insomma molto desiderabili dall'ottimo profumo e il ricordo di come la temperanza fu premiata. Ci aspettiamo quindi che verso la fine dell'episodio della gola ci siano anche le voci opposte a queste, no? Quelle che, come in ogni cornice, ricordano esempi del peccato unito, del peccato di gola in questo caso. Va bene? Qualche dubbio? No. Lo rileggiamo allora e ci salutiamo fino alla settimana prossima. E vi ricordo che il 14 e il 21 non ci vediamo. La settimana prossima farò quindi una lettura veloce, saltando magari qualche parte del canto 23esimo e del 24esimo insieme. Va bene? Benissimo, tante grazie e molta Prego. fortuna. Grazie Grazie. Grazie Claudia, grazie. mille. Grazie a voi, grazie a voi. Leggiamolo allora. Grazie, Claudia. Grazie, grazie. Ma non dovete ringraziarmi, abbiamo tutti Beh. questo piacere di condividere la lettura di Dante, quindi ringraziamo Beh, Dante piuttosto. sì. Sì, È veramente benissimo, un sì, assolutamente. È un vero piacere. Ringraziamo Dio per averti conosciuto, tante grazie. È vero, è vero. Bene, allora con tanta gratitudine
Leggiamo per l'ultima volta il canto. Già era l'angel dietro a noi rimaso, l'angel che ne aveva volte al sesto giro, avendomi dal viso un colpo raso, e quei che hanno a giustizia lor disiro, detto n'avea beati, e le sue voci consiziunt senz'altro ciò forniro. E io più lieve che per l'altre foci mandava, sì che senza alcun labore seguiva in sugli spiriti veloci, quando Virgilio incominciò, amore, acceso di virtù, sempre altro accese, purché la fiamma sua paresse fuori, onde d'allora che tra noi discese nel limbo dell'inferno giovenale, che la tua affezione mi fe palese, mia benvolienza in verso te fu quale più strinse mai di non vista persona, sì ch'or mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona se troppa sicurtà m'allarga il freno, e come amico mai meco ragiona, come poté trovar dentro al tuo seno loco avarizia tra cotanto senno di quanto per tua cura fosti pieno? Queste parole stazio, mover fenno un poco, a riso pria, poscia rispose. Ogni tuo dir d'amor me caro cenno. Veramente più volte appaion cose che danno a dubitar falsa matera per le vere ragioni che son nascose. La tua dimanda, tuo creder m'avvera esser chi fossi avaro in l'altra vita, forse per quella cerchia dove io era. Or sappi che avarizia fu partita troppo da me e questa dismisura migliaia di lunari hanno punita. E se non fosse ch'io drizzai mia cura quando intesi il lato che tu chiami bruciato quasi all'umana natura, perché non reggi tuo sacra fame dell'oro l'appetito dei mortali, voltando sentirei le giostre grame. Allora m'accorsi che troppo aprir l'ali potean le mani a spendere e pentemi così di quel come degli altri mani. Quanti risurgeran coi clini scemi per ignoranza che di questa pecca togli il pentere vivendo negli stremi. E sappie che la colpa che rimbecca per dritta opposizione al peccato, ponesse insieme qui suo verde secca. Però se io son tra quella gente stato che piange l'avarizia per purgarmi, per lo contrario suo mi incontrato. Or quando tu cantasti le crude armi della doppia trestizia di Giocasta, disse il cantor dei bucolici carmi, per quello che Clio teco di tasta, non par che ti facesse ancor fedele la fede senza qual ben far non basta. Se così è, qual sole e quai candele ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele? Ed egli a lui, tu prima mi inviasti verso Parnaso a ber nelle sue grotte e prima presso Dio m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte, quando dicesti secol si rinnova, torna giustizia e primo tempo umano e progenie scende da ciel nova. Per te poeta fui, per te cristiano, ma perché veggi me ciò che io disegno, a colorare stenderò la mano. Già eri il mondo tutto quanto pregno della vera credenza seminata per i messaggi dell'eterno regno, e la parola tua sopra toccata si consonava ai nuovi predicanti, onde io a visitarli presi usata. Vennermi poi parendo tanto santi che quando Domizian li perseguette senza mio lagrimar non furlon pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni e i loro dritti costumi far dispregiare a me tutte altre sette. E pria che io conducessi i greci ai fiumi di Teve poetando, ebbi io battesmo, ma per paura chiuso cristian fumi, lungamente mostrando paganesmo. E questa tevidezza il quarto cerchio, cerchiarmi fe più che il quarto centesimo. Tu dunque che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salire avem soperchio, dimmi dov'è Terenzio nostro antico,
Cecilio, Claude, Varro, se lo sai, dimmi se sono dannati e in qual vico. Costoro e Perzio e io e altri assai, rispose il duca mio, siamo con quel greco che le muse lattar più che altri mai, nel primo cinghio del carcere cieco. Spesse fiate ragioniamo del monte che sempre ha le nutrici nostre seco. Euripidi del nostro e Antifonte, Simoni di Agatone e altri più e greci che già di Lauro ornar la fronte. Qui si veggio delle genti tue Antigone deifile Argia e Ismene si trista come fue. Vede Isi quella che mostrò l'Angia, evvi la figlia di Tiresi e Teti e con le suore sue deida mia. Tacevansi ambedue già gli poeti, di nuovo attenti a riguardar d'intorno, liberi da salire da pareti, e già le quattro ancelle eran del giorno rimase appieto, e la quinta era il teno, brizzando pur in su l'ardente corno, quando il mio duca, io credo che allo stremo le destre spalle volgerne convenia, girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu lì nostra insegna, e prendemmo la via con men sospetto per l'assentir di quell'anima degna. Elli givan dinanzi, e io soletto di retro e ascoltavi i loro sermoni, che a poetarmi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni un alber che trovammo in mezza strada, con pomi a odorar soavi e buoni, e come avete in alto si digrada di ramo in ramo, così quello ingiuso, credio, perché persona su non vada. Dal lato del cammin nostro era chiuso, cadea dell'alta roccia un liquor chiaro, e si spandeva per le foglie suso. I due poeti all'alber s'appressaro, e una voce per entro le fronde gridò, di questo cibo avrete caro. Poi disse, più pensava Maria onde fossero le nozze orrevoli e intere che alla sua bocca fior per voi risponde. E le romane antiche per lor bere contente furon d'acqua e Daniello dispregiò cibo e acquistò sapere. Lo secol primo quant'oro fu bello fe savorose con fiammate le ghiande e nettare con sete ogni ruscello. Mele locuste furono le vivande che nodrirono il Battista nel deserto, perché lì è glorioso e tanto grande quanto per lo Vangelio ve aperto. Grazie della vostra attenzione, ci vediamo la settimana prossima.